Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata decisamente uggiosa e quale migliore occasione per preparare un ottimo bollito. Qui abbiamo un piccolo pezzetto di testina e qua invece ho le carni con le verdure, per cui c'è il cappello del prete, del biancostato e del codino. Ma ciò di cui volevo parlarvi è invece un altro pezzo di carne che secondo me non deve mai mancare in un bollito serio, ovvero sia la lingua. La lingua che io preparo in una maniera un po' particolare, che ho chiamato la lingua ai sette pepi. Allora, ci sono sette qualità diverse di pepe, alloro, un piccolissimo pezzetto di stecca di cannella e una noce moscata, un po' di sale, e si lascia lentamente sobbollire per lungo tempo. Considerate che io, cuocendo tutto quanto assieme sullo stesso piano di cottura, ci metterà molto più tempo, su un fornello ci metterà meno. D'altronde la cottura della lingua la si tasta di volta a volta col forchettone e ci si rende conto di quando è pronta. Ma adesso passo a farvi vedere nello specifico i pepi che sto utilizzando. Ecco i pepi, vediamo se riesco a ricordarmeli tutti. Questo centrale è un pepe bianco. Questo invece è un pepe cambogiano, pepe nero di Compotte, assieme al pepe rosso di Compotte che mi ha portato Roberta dalla Cambogia. Grazie infinite, Roberta. Questo è un pepe rosso creolo, un pepe nero di Sichuan, vedete che ha quei peduncoli molto particolari, un pepe verde del Madagascar e un altro pepe del Madagascar che è un tipico pepe nero, molto forte, molto maturo come gusto. Ora, questi come vedete sono gli ingredienti che utilizzo per preparare la lingua ai sette pepi, oltre alle altre spezie che vi ho detto, che sono appunto un pezzettino piccolo, mi raccomando, altrimenti diventa preponderante, di stecca di cannella, una noce moscata e dell'alloro. Bene, ci vedremo tra qualche ora con la lingua ai sette pepi pronta per essere tagliata e portata in tavola. Dopo un intero pomeriggio di lenta cottura, finalmente siamo arrivati al termine. Ecco qua la nostra lingua perfettamente cotta e si vede, bucandola, vedete come affonda bene la forchetta, è morbida, pronta per essere tagliata. Adesso vi faccio vedere come si fa. Abbiamo estratto la lingua e partendo da qua cominciamo a togliere la pelle. È sempre meglio farlo con la lingua bella calda, perché vedete, quando è calda si rimuove molto facilmente. In questo modo, aiutandoci, possiamo spellarla per bene. Dopodiché potremo tagliarla a fette, partendo sempre dal fondo, arrivando fino alla fine e avendo cura di lasciare la puntina della lingua in bella mostra, come vi farò vedere tra poco. Ricordate sempre di lasciare la punta della lingua in bella vista. Ecco qua la lingua ai sette pepi, meravigliosamente profumata, pronta ad essere degustata, così come da sola o con un filo di olio crudo o anche con della meravigliosa rubra o una senape di Dijon oppure una senape al miele più dolce e delicata, ma anche nel più classico dei modi con la salsa verde preparata al momento. Avete mai provato a fare un panino con la salsa verde, la senape e la lingua ai sette pepi? Strepitoso! Provatelo e mi farete sapere. Buon appetito a tutti